C'è chi pensa che la Maserati quattro porte sia un'auto troppo grande per essere anche una sportiva di razza. È vero, 5 metri e 26 centimetri di carrozzeria non sono uno scherzo. Ma col motore e soprattutto col telaio giusto, sarete sorpresi di vedere quanto veloce e agile può essere la regina delle auto col tridente. L'importante è trattarla con i guanti. Io intendevo un altro paio di guanti, ma va bene lo stesso. I nostri collaudatori stanno terminando i test dinamici, che ci danno già un'idea molto precisa di come si comporta questa super ammiraglia. Speriamo che me la lasciano almeno per farci un giretto, magari in centro Milano. La velocità massima supera abbondantemente i 300 all'ora e il classico 0-100 è a quota 4,7 secondi, lo spunto giusto per una GT di questa importanza. Del resto, le sue concorrenti si chiamano Aston Martin e Porsche, senza dimenticare le altre tedesche, e non si fanno intimidire per le prestazioni. Quindi ci deve essere qualcos'altro che dona alle Maserati un fascino superiore. Sarà il tridente sulla calandra, ricco di una storia automobilistica che pochi possono vantare. Ma anche il bellissimo rumore che fa quando si sceglie la modalità sport con questo pulsante. Tutta la quattro porte cambia voce e volto. Le reazioni diventano immediate. Non sembra davvero di guidare un'auto da più di 5 metri. Certo che se non me la fossi portata via, chissà per quanto tempo ancora l'avrebbero strapazzata. È ora di lasciarla chi ha il piede un po' più dolce, cioè a me. La quattro porte all'interno è davvero un salotto. Pelli poltrone Frau, radiche pregiate, alluminio spazzolato. Ogni dettaglio è veramente di classe. Nonostante la lunghezza, la quattro porte risulta davvero agile anche in queste vie del centro, non solo in pista. Del resto, i mercati americani, così come quelli cinesi e russi, dove le Maserati si vendono di più, guardano molto alle dimensioni. Le vogliono importanti e vogliono anche tanto spazio per chi siede dietro. Per chi cerca qualcosa di più compatto, è appena arrivata la Ghibli, di soli 5 metri. Certo che questa curva a gomito per entrare in via Monte Napoleone è peggio di un test di frenata, nel quale comunque la quattro porte si è comportata davvero bene. Meno di 40 metri da 100 all'ora e nessun segno di fading. Lo sterzo è sempre leggero e progressivo. La visibilità buona con sensori su tutti i lati. Non soddisfa del tutto invece la leva del cambio. Ha gli scatti poco definiti fra una posizione e l'altra e certe volte non vuole saperne di muoversi. Scegliere la Maserati quattro porte è come scegliere un accessorio di lusso, prezioso. La si può caratterizzare con colori e materiali diversi in ogni dettaglio. Per gli esterni si possono scegliere 8 tinte differenti, 4 diverse tipologie di cerchi e 5 diverse colorazioni per le pinze dei freni, così per dare un tocco un po' più sbarazzino all'auto. Gli interni si possono personalizzare invece con 5 legni differenti, tutti pregiati e dalle venature molto particolari e con diverse colorazioni di pelli. Per non parlare dell'impianto multimediale Bowers & Wilkins, che ha 15 altoparlanti e 1500 watt di potenza. Sapevo ve ne sareste accorti, solo speravo non così presto. Dobbiamo tornare in pista, vero?
4 metri e 97 centimetri di puro fascino. Linee sinuose che attirano gli sguardi soprattutto quando la si accosta alle rivali tedesche. Basta girare attorno a questa Vanquish per rimanerne totalmente folgorati. È un equilibrio pressoché perfetto di linee, volumi e di giochi di luce.